Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Iniziamo di video un po' diversi quest'anno, che mi servono principalmente per stare più tempo con voi, perché non ho mai tempo e quest'anno vi voglio portare con me durante le mie giornate. Non saranno i classici vlog in cui non faccio vedere niente, saranno dei vlog in cui realizziamo progetti e quindi semplicemente vi porterò con me nelle mie giornate a fare quello che faccio di solito per realizzare i video. Cioè, non so se mi sono spiegata bene, ma lo vedrete col tempo. Se vi piaceranno queste tipologie di video, continuerò a farli perché penso che per me siano più semplici da realizzare e da editare. Rimane da capire se la cosa può essere interessante o meno. Però iniziamo con una piccola colazione. Ma no! Ah, vi mostro una novità. Perché quest'estate sono successe tante cose e lui è una di quelle novità. Lui è Ares, è l'ultimo arrivato in famiglia. Sì, ho un altro gatto, però siamo sempre a 5 perché nel frattempo abbiamo perso una delle sorelle. Sono rimaste Dora e Dixie, e invece l'una in seguito a due sfortunati incidenti, chiamiamoli così, l'abbiamo persa. Niente, non c'è nient'altro da aggiungere. E niente, alla fine. Una settimana fa è arrivato Ares e niente. Continuiamo con la colazione. Oggi faccio il porridge perché le giornate non sono più proprio caldissime e quindi anche se faccio qualcosa di caldo, ben venga. Quindi avena, acqua, 2 minuti al microonde. Nel frattempo preparo le pere. Con questa pera voglio semplicemente provare a fare un porridge tipo pera e cioccolato. Adesso metto anche queste 2 minuti al microonde, non aggiungo zucchero perché sono già dolcissime. E preparo una cremina con il cacao da aggiungere alle pere. Ne basta un cucchiaino, ci aggiungo un po' di miele, se no è troppo amaro. E poi 2 gocce di acqua, giusto per rendere il cacao liquido. Avena. Pere. E infine un po' di cacao. Comunque oggi è giorno speciale perché si registra il primo video dell'anno, è un video che aspettate da una vita e finalmente arriva. In realtà penso che pubblicherò prima quello di questo, per il semplice motivo che voglio che quello sia il primo video dell'anno. È arrivato il momento di mangiare. Oggi colazione in piedi, raga. Troppe cose da fare. Adesso vado subito a registrare e poi edito subito quel video lì e incomincio ad editare questo. E voilà, finalmente vi mostro il mio studio. Penso che state aspettando questo video da qualcosa tipo 2 anni. Diciamo che l'ultima volta di cui ve ne ho parlato è stato a giugno, dove poi ho interrotto la pubblicazione dei video, quindi mal che vada, sono già 3 mesi che state aspettando. Tra l'altro, tra le altre mille cose che ho da fare, questa è la settimana del mio compleanno, quindi devo anche organizzare tutto quanto. E sì, sarà interessante, insomma, anche questa cosa, e riuscire a mettere tutte le cose in modo da far inquadrare bene tutti i tempi. E quindi direi che potremmo realizzare un planner assieme, sia per mostrarvi come organizzo io le feste e quindi magari darvi qualche idea, qualche spunto, ma anche per avere tutto sotto mano, sotto controllo e non dimenticarmi niente. Quindi prendiamo carta e penna e andiamo a disegnare. Dunque, la primissima cosa da fare direi che è decidere la data.
e l'orario, il tema o i colori e gli invitati. Dopodiché scelgo il menu. Scelgo il menu in base al tipo di festa che voglio realizzare e ovviamente la torta e anche l'outfit. Poi devo pensare alle attività intrattenimento, quindi creo una timeline con le decisioni che ho preso, insomma, e ovviamente creo anche una playlist per la musica. Devo ricordarmi di mandare gli inviti e prenotare, che ne so, la location, la torta o l'intrattenimento, quello che è. A questo punto mi metto a realizzare tutti i progetti che mi servono, i progetti fai da te che mi servono come decorazioni o qualsiasi altra cosa. Sul tema i colori devo pensare anche alle decorazioni. La lista della spesa. E qui faranno parte tutte le cose che mi servono per la festa, quindi le decorazioni, l'outfit, inviti, tutto quanto. Subito dopo si va a fare shopping. E dopodiché le ultime tre cose da fare, ma queste saranno fatte poi eventualmente il giorno prima della festa, eventualmente cucinare e decorare ed infine pulire di nuovo. E questa quindi è la checklist. Adesso però vado a realizzare un'altra pagina in cui appunto mi scrivo tutte le cose che ho scelto per la festa. E quindi di nuovo vado a realizzare il mio party plan. Nella prima casellina mi vado a segnare i dettagli. Come la data e l'ora, il luogo e il tema, che nel mio caso sono semplicemente dei colori. Nella seconda casella tutti gli appunti per la torta. Poi, il menù. Poi una casella la dedico anche alle decorazioni, in modo da ricordarmi tutto quello che devo prendere. Questa la dedico agli invitati. Questa è importantissima alle prenotazioni. La prossima è dedicata all'outfit che ancora non ho scelto, al trucco e ai capelli. Nell'angolino lascio una casella con le cose che devo ricordarmi di fare il giorno della festa. Mentre nell'ultimo spazio che mi rimane lo dedico alle note ed eventualmente qui dentro potrei aggiungere anche la lista della spesa. Quindi queste sono le due pagine, insomma, che utilizzo in genere quando, per ricordarmi tutto quando devo preparare una festa. E ora praticamente vado a completare.
questo punto ho compilato tutto e non mi resta che andare a fare shopping e incominciare a preparare tutto. Ultimo aggiornamento per oggi, sono uscita a fare un po' di acquisti per il compleanno, sono riuscita a fare tutto tranne che trovare l'outfit. Domani e dopodomani provo di nuovo a vedere se riesco a trovare qualcosa che mi piace, altrimenti userò qualcosa che ho già in casa, pazienza. E niente, con questo è tutto, vi lascio alla fine del video poi alcune immagini del compleanno in modo da vedere alla fine le scelte che ho fatto, le cose che ho scritto nella lista. E niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Questo diciamo era un po' un video di prova, infatti non è venuto esattamente come volevo io, i prossimi spero vengano un po' meglio. Comunque fatemi sapere se questa idea vi piace e niente, se mi volete sostenere ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e se cliccate sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!